Pomeriggio amiche, come va? Come state? Spero tutto bene. Prima di tutto, oggi il saluto del nostro bravissimo opinionista che ci fa la regia. Oggi una regia di eccezione fatta dal nostro bravissimo opinionista. E non siamo soli, qua con noi c'è anche l'aiuto regista. Amiche, Ciao! oggi l'opinionista mi ha detto no. Anche io voglio fare la regia. Va bene, quindi oggi una regia d'eccezione, un regista veramente bravissimo. Speriamo che riesca a mettere a fuoco tutto il video. Ma penso proprio di sì. Sapete che noi lavoriamo, diciamo, lavoriamo per la regia dei video con le staffe, con tante ring light. Per questo mi vedete così un po' con quest'aria, diciamo, leggiadra, che in realtà non avrei perché sono illuminata peggio che negli studi di Cologno Monzese, no? Abbiamo proprio tante luci sparaflesciate nella mia faccia per cercare di mettere un fuoco decente, però secondo me ce ne vorranno almeno altre due, no? Perché c'è troppo fresco, amiche. D'estate si muore di caldo con le ring light, ma non importa perché viene comunque un bel risultato. All'inizio, nel primissimo, se voi andate a vedere, tornando indietro, 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 in tutti i video che ci sono sul canale, nel primo video vedete che sembra che sto registrando dalle catacombe, perché c'è buio, no? Sembra che sono andata tipo in un cimitero a spacchettare, mi pare fosse un unbox, il mio primo video del calendario dell'avvento di Pupa. Di non il Natale scorso, ma il Natale prima, se non sbaglio, forse quello prima ancora, è 2 annetti circa che c'è questo canale, no? E che ci stiamo lavorando assiduamente, siamo sempre presenti. E nel primo video sembrava proprio stessimo registrando in un cimitero perché era buio, 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 amiche mie, poteva uscire uno zombie da un momento all'altro. Poi dopo circa qualche video è comparsa una luce da un lato e quindi sembravo mezza faccia, amiche, illuminata solo da una parte. A un certo punto me l'hanno sparaflesciata qua di fronte, rischiato di accecarmi. Adesso ne ho, diciamo, a partire non da di fronte, giusto per questa cosa perché non ve l'ho mai detta, magari può essere anche mediamente interessante. E praticamente ho le ring light non davanti perché giustamente accecano, ma le ho così, laterali fino a qua, no? Fino a così, però laterali così non ne ho. Quindi non so se aumentare, fate questo, tutto questo, amica, tutto sto pippone di cose da dire, no? Solo perché volevo chiedervi se secondo voi la luminosità ora è ok, oppure preferireste, che ne so, vedermi più illuminata? Speriamo di no, se no che caldo, no? Un caldo. Perché in realtà le ring light io non le ho piccoline, le ho quelle proprio grandi e scaldano tantissimo. Poi, appunto, per la regia abbiamo delle staffe per tenere su monitor, l'attrezzatura dove registriamo, il controller che è manuale, amica, perché siamo moderni. Per capirci, un controller che aiuta il regista oppure anche se ci sono i vari cameraman e aiuti il regista a zoomare le varie riprese per avere appunto degli zoom quando servono. Oppure io, se vedo che magari nessuno ha voglia di utilizzare il controller, nessun problema perché per zoomare, amiche, vi dico in segreto, basta fare così. Si avvicina quello che vuoi inquadrare alla telecamera e l'hai zoomato con molta semplicità. Quindi, diciamo, anche se voi avete questa appunto curiosità di sapere come si fanno gli zoom, si possono fare manualmente dai dispositivi in fase di editing successivamente, oppure con dei controller manuali, tipo come i telecomandi delle macchinine elettriche, no? Giusto? Tipo le macchinine, Sì. quelle dei bambini che corrono, gli aerei, i droni, sono appunto dei telecomander, sì, dei telecomandi piccolini, dei controller che collegati al dispositivo con cui si sta facendo la registrazione in quel momento aiutano a zoomare le riprese. E quindi è anche, diciamo, divertente perché è una sorta di joystick. Ovviamente ho dovuto dire non zoomate ogni 3 secondi perché sennò così, no? E se no manualmente, direttamente sul dispositivo, qualora il dispositivo sia un touch. Se invece è una, mi viene da dire, fotocamera vecchio stampo, bisogna fare con il
come si chiama, con l'obiettivo. Dica, dica, l'opinionista, nonché oggi il regista, vuole Non ho messo i dire. tasti. Ah, giusto, grazie. Meno male che c'è il regista. Allora, che però per non confonderci, continuiamo a chiamare opinionista. Mettiamo i tasti, amiche mie. Allora, un ripassino sui tasti, perché l'uovo ovviamente l'ha scelto il nostro bellissimo opinionista, però non si vede l'outfit, ma ve lo faccio vedere alzandomi. Ho la maglietta, vedete, gialletta e l'ha scelta lui. Però abbiamo già aperto l'inquadratura così, di modo da essere abbastanza comodi e non avere, diciamo, un video stressato e troppo, no, lontano. Secondo me la teniamo così l'inquadratura oggi, perché non c'è la nostra regista, quella, diciamo, che ha il ruolo ufficiale di regista, no? Quella è brutto da dire così. La nostra dolcissima regista, che ha un impegno ovviamente scolastico, non può esserci sempre qua con noi a registrare, però noi ci annoiavamo, avevamo voglia di registrare un video e abbiamo detto, sai che c'è, quasi quasi apriamo un uovo. E facciamo un'inquadratura appunto così da dire forse ce la facciamo. I tasti, ripassino sui tasti, amiche mie. Allora, abbiamo il viola. Qualora quello che troviamo qua dentro fosse una grandissima schifezza, ma non penso. E l'uovo ve l'ho detto, no? L'ha scelto l'opinionista, ha deciso di aprire questo così se lo può mangiare. Ed è giallo anche, ci piace un sacco il giallo. Quindi se fa schifo, amiche, schiacceremo il tasto viola. Poi, se ci piace un po', così così vuol dire. Invece questo vuol dire un corno, cioè che non ci piace. Poi abbiamo il celeste. Adoro! Ovviamente questi sono per chi non fosse nuovo qua, capitato magari per caso sul canale, io sono l'Alix, mi piace fare di tutto, cioè nel senso spacchettare uova di Pasqua, make-up, ridere, scherzare e giocare. E questi sono i tasti per cani. E ho pensato, amiche mie e nuove amiche mie, che se ce la fa un cane a schiacciarle, forse, ma non è detto, potrebbe farcela anche la vostra streghetta preferita, che sono io. Quindi ho registrato la mia voce che va a dare una sorta di voto a quello che stiamo unboxando. Li utilizziamo non sempre però, perché nel make-up di solito ci piace sempre tutto e quindi ovviamente non lo utilizziamo. Il tasto voto massimo è il rosa, perché io amo il rosa in una maniera incredibile, ma soprattutto il rosa pesca e il color Tiffany. Il tasto ovviamente è registrato in lingua sarda perché io sono nata e cresciuta in Sardegna e wow, mirabelligedo vuol dire wow, molto molto bello, veramente molto bello. Quindi questo è il tipo top, voto massimo. E ora direi che dopo questa premessa, durata anche troppo, mi direte voi, apriamo immediatamente l'uovo della Lind che avevamo comprato in super mega offerta a 7 euro, mi pare. E 80, 7,90 euro, una roba del genere, comprato ormai da tanto, dica. Lo scontrino. È lo ha ragione il nostro opinionista, gli scontrini ce li ho tutti qua di lato, ma l'abbiamo già aperto un'altra volta questo, l'abbiamo detto il prezzo facendo vedere lo scontrino. Li abbiamo tutti perché li ho conservati, qualora l'uovo non fosse stato mai aperto, amiche, qua c'ho, guardate, una marea di scontrini di tutte le uova di Pasqua, ne abbiamo aperte 50. E più quest'anno sul canale, tante, vero? 50 uova. Siccome ne abbiamo ancora una decina, le apriremo piano piano nel corso delle settimane, uno ogni tanto. Detto che ne abbiamo aperti tanti, ormai è giugno. Ormai è giugno, dice il no. Però li abbiamo mangiati tutti, amiche. Ci siamo organizzati ad aprirli un po' alla volta. Onde evitare che il cioccolato diventasse brutto perché è vecchio, che sapesse un po' di vecchio, quindi se, sapete che se li tenete impacchettati senza aprirli, la cioccolata rimane perfetta. Ovviamente non deve essere scaduta. Queste, ovviamente, amiche, io ho controllato, questo per esempio è da consumare entro il 31, c'è scritto qua, fidatevi, 31/10/2024. Quindi se viene tenuto in un posto fresco e asciutto, non c'è problema, il cioccolato rimane perfetto per questo motivo. Anche perché questo ne avevo preso, questo, amiche, questo, ne avevo presi due
Mi pare due o tre, perché sapete che il nostro dolcissimo opinionista non può mangiare il cioccolato al latte se non una fregolina piccolina perché gli fa male. Però il cioccolato invece bianco, un pezzettino senza esagerare, lo può mangiare in tranquillità per il momento. Poi vedremo, magari l'anno prossimo potrà mangiare anche l'altro cioccolato in tranquillità. Salute! Il nostro, invece lo sapete, aiuto regista Sammy, che ha un'allergia atomica alle graminacee e ai noccioli. E quindi in questi giorni, poverino, sta... come tanti di noi, di voi, io non sono allergica alle piante, un pochino alla polvere, ma alle piante no. Noi però abitiamo anche, diciamo, immersi nel verde, per fortuna o per lui per sfortuna, perché è pieno di noccioli, no? E graminacee, e quindi poverino starnutisce tantissimo nonostante l'antistaminico. Però starnutisce tanto. Voi un fazzoletto li ho qua. Ecco qua, gli sta prendendo una crisi di starnuti e vabbè, io intanto apro. Sì. Allora, questo è l'Ind bianco con sorpresa Made in Italy. Fatemi sapere se anche voi l'avete aperto questo uovo e cosa avevate trovato all'interno, perché magari l'avete aperto anche voi nel periodo di Pasqua. Voi vi ricordate cosa avevamo trovato? Mi pare un braccialettino con un fiorellino. Sì. Puoi soffiarlo, qua è il naso se vuoi. Ah, ok, ha detto che si allontana per non, come si dice, farci male alle orecchie soffiando troppo forte il nasino qua vicino alla telecamera. Troppo, troppo buono, troppo gentile il nostro aiuto regista. Apro, vado? Tu ti ricordi cosa avevamo trovato? No, non mi ricordo. Mi pareva un braccialettino con un fiorellino. Perché l'hai aperto anche tu questo? Sì, uno off camera ne aveva aperto. Avevo trovato un braccialetto con un fiorellino, io però. Sì, off camera, e noi anche. Noi anche, quindi speriamo di non ritrovare di nuovo quello, quindi per la terza volta. Dimmi, dimmi. Ma forse si trova soltanto quel braccialetto. Potrebbe essere, speriamo di no. Comunque noi quando li troviamo doppi, allora, prima di tutto se ci piace ce lo distribuiamo tra di noi, perché vabbè, il marito no, non si mette il braccialetto sinceramente, però noi quattro sì, io, la regista, l'aiuto regista e l'opinionista, a noi piacciono tanto portachiavi, braccialetti, collanine. Quindi, e se fossero, qualora trovassimo orecchini, io e la regista. Quindi, comunque, se anche lo troviamo doppio, a volte, devo dire, sono anche contenti, perché sennò amiche come tutti i ragazzini e i bambini, non dico li bisticciano, però lo dai a uno, magari piace anche all'altro, poi sì, se lo prestano, però il braccialetto magari se lo mettono e lo tengono per tanto tempo, lo tolgono a fare il bagno e poi se lo rimettono. E quindi così. Allora, io direi che apriamo e vediamo cosa c'è. Dunque, proverò ad aprirlo, invece che appoggiandomi nella scrivania, ad aprirlo qua, al volo. Sapete che comunque, qua c'è il nastrino, lo togliamo. Sapete che abbiamo scritto, dietro vostro consiglio, dietro a tutti i talloncini delle uova di Pasqua, cosa avevamo trovato. Quindi faremo probabilmente un video molto molto lungo dove andremo a fare un riepilogo massivo di tutto quello che abbiamo trovato nel corso degli unbox uova di Pasqua, no? Tutto quello che abbiamo trovato andremo a tirare fuori, che li ho messi tutti in un sacchettino, tutti i talloncini, e vedremo che cosa avevamo trovato. Probabilmente alcune sorprese sono già andate giocate, magari perse, quindi ci rimarrà lo scritto nel talloncino, e così da fare una sorta di top 3 o top 10, top 10, no? Dei migliori che ci sono piaciuti a noi, ma voi poi nei commenti farete anche la vostra, magari top 3 o top 10, a seconda di quello che vi è piaciuto di più, o magari solo il preferito, mi viene da dire. E tu cosa dici? Sarà difficile fare quel video? No. No? Provo, apro, vado, 3, 2, 1, voilà! Allora, aspettiamo l'aiuto regista per aprire, per dare il pugno. Eccolo qua, è arrivato. Chi lo dà? Lo dà l'opinionista? Lo devi dare qua in alto però, eh? Allora, amiche mie, qua in faccia a me, speriamo che non me lo dia sui denti. Allora, ta ta ta!
ce la possiamo... Aperto. Ok. Apriamo. Tac. Guardate che bello. Tutto con la colata di cioccolato. Amiche, cerco qua. Allora, il... La sorpresina. E poi dentro... No, non ce ne sono cioccolatini. Stavo controllando se c'erano cioccolatini. Ed è bello questo uovo perché voglio farvi vedere la colata. Se si vede, la colata di cioccolato qua. Quindi molto interessante. Lo volete assaggiare subito? Vi passo un pezzetto. Fermo lì, te lo passo lì. Allora, eccoci qua. Opla, un cioccolato, una fregolona per l'opinionista, ma abbiamo anche un ospite d'eccezione che lo sento qua alla presenza. Ta-da! C'è qua di lato il marito, che non so se oggi vorrà essere chiamato marito timido o vorrà salutare, come dice lui, le sue lallixine. Ciao. Ah, meno... Vuole assaggiare il cioccolato. Ah, vuole assaggiare il cioccolato il marito. Adesso ci dice se stucca. Stucca? Cosa vuol dire? Stucca vuol dire che è troppo, no, dolce, che ti blocca un attimo la salivazione. Così. Io non lo posso assaggiare, amiche mie, oggi perché ho ancora tanta, tanta tosse, un sacco di blocco qua e se lo assaggio inizio a tossire e non smetto più. È buono? È buono? Eh beh, è Lind, che è tra i più buoni, mi viene da dire. Un altro pezzo, il marito timido, che è diventato marito goloso. Non rimani a vedere la sorpresa? No, no. Ma come? È la parte più divertente? Mannaggia, sta scappando. Manco, ciao. Ciao, di lontananza, amiche, ci accontentiamo. Allora, apriamo la sorpresa. Vado? Non si apre, non ha l'apertura facilitata, non mi hanno pensata. Quindi abbiamo preso la nostra amica forbicina e sono super emozionata. Vado? Speriamo non sia il braccialetto. 3, 2, 1, ta-da! Ho paura. È quello? Sembra più grande però. Non capisco. Allora, non capisco, ma adesso capiremo. È un braccialetto. È un braccialetto, dici? Mi sta appena collana. Speriamo, allora. Dai. Vado? Tiro fuori? Dai. Sono super, super agitata. Allora, tiriamo via il... no. L'abbiamo già trovata, però in versione collana. Avevamo trovato il bracciale. Va bene, va bene. Abbiamo la parurra, amiche. È lì dietro, forse. Prova a passarmi il malloppone, là. Tutti? Passameli tutti, quelli. Falli scivolare nella manina mettendo la manina sotto, perché sennò vedi che sono caduti nel pavimento. Perché erano tutti assieme, vedete il malloppone? Dammi qua. Allora, queste sono, diciamo, quelle versioni chincaglieria che abbiamo trovato. Un cuoricino. Dovrebbe esserci... Allora, il portachiave col cuore. Eccolo qua. Quello dell'altra... Uia, che è caduto. Aspettate che lo recupero. In uno, non mi ricordo più quale, avevamo trovato... La casetta, vedete, che è a braccialetto. Allora, mollo un attimo i cuori che non ci interessano. E tengo la casetta. Quindi abbiamo fatto la parurna. La collana. Carina. Bellina. Che non ne avevamo trovato collane. Con la casetta, vedete. Adesso mi avvicino e ve lo faccio vedere. E poi avevamo trovato i braccialetti, appunto, due volte. Che erano appoggiati qua con i fiorellino. Adesso voglio far vedere, mi avvicino io da vicino. Questi erano i fiorellini e invece le casette che avevamo trovato l'altra volta e questa volta sono queste qua. Allora, aspettate, si vede? Sì. Sono carine, una è collana e una è braccialetto. Pure bellina la collana, vero? Con la casetta. Sapete che a me questo ciondolo della casetta mi piace un botto? Perché ha il cuore in mezzo e mi dice al cuore, alla testa, che in casa c'è tanto, tanto amore. Didi, ho io qua davanti, amica, l'opinionista che fa la regia, mi alza la mano come a scuola. Ma tu vuoi parlare perché sei il regista? Praticamente... Tutti possono parlare, non sei a scuola che devi alzare la mano. Sì. Puoi parlare, tranquillo, a noi fa piacere. Alle finestre a forma di cuore. Sì, alle finestre a forma di cuore. Perché lui è mica abituato, no? A scuola che alzate la mano.
Però qua puoi parlare, a casa puoi sempre parlare, perché a casa ovviamente non alzano la mano, amiche parlano, no? Mica alzate la mano, però si vede che gli sembra che siamo in tanti, perché ci siete anche voi dall'altra parte e non vuole parlarmi sopra, però puoi tranquillamente sempre, sempre, sempre parlare. Come quando siamo a casa, non devi farti sì, diciamo, il dubbio di dover alzare la manina, parla tranquillamente. Dai, sei anche troppo carino. Quindi, amiche, molto molto bella. Quindi adesso abbiamo la parure, bracciale e collana. Non c'è stata la profezia in questo video, non ho detto cosa mi sarebbe piaciuto trovare. E l'altra volta avevamo trovato un anellino bellissimo, carino l'anellino. Quindi il cioccolato è buono. La sorpresa, la collanina, siamo veramente tanto felici di aver trovato finalmente anche una collana in queste uova di Pasqua. Io decido il tasto rosa. Ah, dai, allora schiacciamo immediatamente da parte mia, da parte dell'opinionista. Anche da parte mia. Anche da parte dell'aiuto regista. Ufficialmente! Oggi, amiche, tasto rosa per questo bellissimo uovo di e buonissimo uovo di Lind bianco. Meraviglioso! Sì, sono super super felice di averlo aperto. Abbiamo aspettato tanto. Secondo me la sorpresa è migliorata nel tempo, no? Era quella anche prima, sicuramente, no? Però, anche per non esagerare, diciamo, con gli zuccheri e con i dolciumi, abbiamo deciso di aprirli man mano. Fateci sapere se questa sorpresa l'avete trovata anche voi nelle uova di Pasqua, se la sorpresa che abbiamo trovato oggi vi è piaciuta e soprattutto che tasto date a questo uovo di Pasqua: viola, giallo, celeste oppure rosa. Oggi devo dire siamo stati fortunati che abbiamo fatto la parure. Fateci sapere se siamo stati fortunati. L'emoji segreta di oggi è una casetta. Sicuramente ci sarà l'emoji della casetta. Forse sì, secondo me c'è. Secondo me potrebbe esserci. Se non c'è, amiche, stupiteci voi con un emoji adatta all'unbox di oggi. Oppure anche un cuore. Oppure anche un cuore. La parola segreta di oggi è amore dentro. Come si può dire? Le case? Sì. Come si può dire? Love at home in inglese, amore a casa, boh, oppure love house. Love house, non lo so. E se no in italiano come possiamo dire la parola segreta di oggi? Amore dentro casa. La parola segreta di oggi è una casa piena d'amore. No? Carino, bello, vero? Sì. Una casa, se siete arrivate fino a qua, amiche, mi raccomando, scrivete nei commenti una casa piena d'amore. Secondo me è super carino. Mi piace oggi la sorpresa, mi ispira dolcezza, amore e calore, appunto, dentro alle case. Voi volete aggiungere qualcosa? No. Siamo stati bravissimi, secondo me. Abbiamo detto tutto, siamo stati anche abbastanza veloci oggi. Fateci sapere tutto quello che volete nei commenti, cosa pensate di questo uovo di Pasqua e soprattutto fateci sapere se vi abbiamo tenuto un pochino di compagnia. Come sempre, noi vi ricordiamo di schiacciare un like se questo video vi è piaciuto. Condividete con tutte le amiche amanti delle uova di Pasqua e delle chiacchiere in compagnia. Commentate con tutto quello che volete, con quello che abbiamo detto fino adesso, parole segrete, emoji segrete, emoji anche a piacere. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, amiche, perché l'iscrizione ovviamente è gratuita. E come dico sempre io, ci ramancai a tragosa buru. Io vi mando come sempre un bacio grande grande grande. Vi auguriamo una bellissima e rilassante serata e mi raccomando, amiche mie, fate le brave. Ciao, buona serata.